Benvenuti a Terza pagina Libri e Storie, uno spazio che si ispira alla terza pagina che le grandi testate giornalistiche dedicavano all'approfondimento di temi di carattere culturale, storico o anche di attualità. Oggi a Terza pagina ospitiamo Tiziana Colusso. Tiziana Colusso è nata nella zona dell'Appennino bolognese e poi è vissuta a Roma, a Roma dove si è laureata in letteratura comparata per poi specializzarsi all'Université Paris-Sorbonne. Tiziana Colusso è autrice di narrativa, poesia, testi teatrali, fiabe e saggistica. Tra le sue tante pubblicazioni c'è quella che presentiamo oggi, Ogni Respiro Un Mondo, una pubblicazione che è articolata e ci presenterà oggi la stessa Tiziana Colusso. Colusso. Eh, Tiziana, tra le tante attività tra il 2004 e il 2013 è stata anche responsabile esteri del Sindacato nazionale scrittori. Ma oggi è nello studio, nel salotto di Terza Pagina, per presentare il suo libro e andiamo quindi a conoscere Tiziana Colusso e la sua pubblicazione. Ed eccoci in studio con Tiziana Colusso e la sua pubblicazione che andremo ora a presentare. Tiziana, benvenuta a Terza Pagina. Grazie a voi e al vostro pubblico di accogliermi. <ride> grazie, grazie per aver accettato il nostro invito e mh, per presentare questa pubblicazione, eh, questo libro di Tiziana Colusso. Che ho detto nella presentazione che ha preceduto questo, questo nostro colloquio, ha realizzato tanti lavori in termini di poesia, narrativa, fiabe, saggistica. E però aggiungo una cosa prima di iniziare questo nostro colloquio: è anche direttrice di una rivista importante la Forma Fluence Magazine che vi mostro, vi mostro la copertina di un uh, numero dell'ultimo numero uscito, ed è una uh, rivista di letteratura internazionale che è, um, è editata dalla Federazione uh, Unitaria Italiana Scrittori. Ecco questa è la copertina eh, Tiziana Colusso è la direttrice di questa rivista un'attività che si aggiunge a tutte le altre che ho mh, ricordato nella presentazione di questo nostro, di questo nostro incontro Ecco oggi eh, presentiamo Ogni Respiro un mondo Tiziana come è articolato questo lavoro questo, questa opera che, pubblica, che presentiamo oggi? Beh Intanto diciamo come hai giustamente detto faccio tante cose quindi per me la poesia è, è un'occasione di respirare perché la poesia è ritmo, è cadenza, è, è anche canzone anche nella sua accezione antica, no? è il canzoniere di Petrarca eccetera e non è una canzonetta ma è una canzone <ride> e quindi eh, dà l'occasione di appunto respirare sia in senso fisico perché poi a me piace anche dirla in scena, l'altro giorno è stato presentato questo libro in un teatro a Lungotevere dei Mellini, il teatro degli scrittori e eh, Abbiamo fatto un reading con un accompagnamento di un sassofonista, e quindi c'era questo doppio fiato no? della poesia e della musica. Ecco, il respiro è un tema che è presente, in effetti, diciamo che è un po' eh, il cuore sia di una buona recitazione, ma anche di una canzone, anche con ecco, gli strumenti a fiato. Quindi la respirazione è un tema. Centrale, ricorrente anche almeno in queste poesie presenti nel libro. Sì, io poi devo dire. cioè ho, il respiro ho, è vita, no? Se Ho imparato ci da poco a respirare, <ride> <ride> perciò ne sono. Ecco, beh, Se, poi sembra su, strano. Poi su questo però... ci torniamo, infatti, per capire meglio. Strano. in realtà io sto seguendo da alcuni anni eh, una pratica di Qigong, Qigong che è legato anche al Tai Chi. Poi ho fatto Tai Chi, ma adesso soprattutto Qigong che eh, mi è molto utile perché facendo una vita piuttosto a bout de souffle ti chiederei anche per chi ci ascolta ma non, non nego anche per me di dirci qualcosa di cosa in si più tratta? Sul è una tecnica di concentrazione, di respirazione che poi è propedeutica a, appunto al, ai movimenti del Tai chi, no? questi di questa ginnastica cinese, insomma. Mm. E, e anche al Kung Fu, a tutta una serie di, di altre tecniche. Però io la faccio in sé perché mi serve, perché faccio e ho sempre fatto una vita veramente all'ultimo respiro, a boot souffle. E quindi mi serve per riuscire a, a trovare appunto una concentrazione. E, e in questo ultimo libro, cioè, che è diviso in, in cinque parti, e la prima parte è appunto un poemetto eh, che poi dà il titolo che è Ogni respiro un mondo, e, e poi ci sono altre parti che sono diciamo focalizzate su altri temi. E mh, questa prima parte è preceduta da una, eh, da una frase de del, del filosofo russo ottocentesco Ivanov, che dice: Gli esseri umani non sanno ancora respirare attraverso tutti i pori della pelle, per cui la loro respirazione non è ancora completa, ideale, divina. Ecco, è una cosa che mette, diciamo così, curiosità perché eh, il fatto di non riuscire a respirare attraverso tutti i pori della, della pelle eh, può mh, avere anche un senso diciamo, anche scientifico, se vogliamo, e, e sicuramente anche altri simbolismi, ovviamente, e però poi arriva alla conclusione che eh, la respirazione dell'uomo è ancora incompleta. Ecco, perché è incompleta questa respirazione dell'uomo? poco fa ho imparato a respirare esatto, da poco e questa cosa ci ha incuriosito ovviamente è in una dimensione evolutiva eh, quindi mh, si tende eh, a vivere un po' eh, trascinandosi appresso il corpo no? quindi col diaframma bloccato eh, io spesso ho avuto questo, questa sindrome del diaframma bloccato ma anche con il pensiero bloccato perché se uno guarda le persone sugli autobus sulla metropolitana sono tutti veramente molto tesi, molto eh, eh, compressi eh, da, da, e, e quasi appunto trattengono il respiro perché non, non si permettono di respirare. No? Quindi Infatti, noi non, non ce ne accorgiamo ma ri rischiamo di fare una vita in apnea. In apnea, esattamente questo. Infatti poi quando quelle rare volte in cui uno ecco, sta su un traghetto, per dire, non dico una barca, ma perché... Allora, capisce dice: Ma allora, è questa è la vita, no? E non cioè, quella questo, che tutti i giorni. Questo è il vero respirare, sono eh, anche non, in ritardo per andare. Non, <ride> ecco, non quello degli... che facciamo tutti esatto. i giorni, ma il respirare a volte lo scopriamo. Ecco, mh, hai portato l'esempio quando siamo in mezzo al mare con una barca, un traghetto, una, una nave, un qualcosa del genere, anche se ci troviamo in alta montagna, magari sì. in cima ad una montagna, scopriamo che respiriamo in un modo diverso e che forse solo quello è il vero respirare esatto che non è nemmeno una tecnica cioè non è come gli attori che, o i giornalisti a parte che alcune volte io adesso faccio caso a dei giornalisti che ah, prendono il respiro così ho rumorosamente per cui sì, è Vabbè. Vero. A volte capita. Però, capito, ecco, però eh, quella è una tecnica come una tecnica quella de dell'attore. A me interessa più che altro eh, la dimensione diciamo, filosofica, se vogliamo, quindi poetica, che per certo. me la, la, la poesia è filosofia in atto è filosofia che si fa canzone, che si fa ritmo, che si fa endecasillabo, non, non sono più ragionamenti, è, ma è. Proprio un esperire. Però accanto a questo tema ce ne sono. A parte che, ecco, volevo leggere adesso, ho visto tre, è diviso in vari movimenti. Appunto, perché fra uno e l'altro eh, si prega al lettore di prendere un respiro, certo, perché anche per non entrare in contraddizione esatto. con tutto quello che abbiamo esatto, detto. Esatto, facevo tutto un brrr. Però, <coughs> alcuni sono più lunghi, alcuni sono brevi e sono molto. Incisivi, oh, nelle, nelle tue poesie, poi adesso sì, sì. ti eh. chiederò anche magari sì. di, di leggerne sì, sì, qualcuna sì. che tu ritieni eh, più, più appropriata a questo nostro colloquio di oggi. Ma nelle, nelle tue poesie, è molto presente la natura: sì. la natura come cornice della vita dell'uomo o, o diventa soggetto delle tue poesie? assolutamente diventa soggetto perché eh, diciamo che non c'è una divisione eh, tra noi e il mondo eh, o tra la specie umana e le altre specie lo dicevo l'altro giorno presentando il libro di un'amica eh, Animal Core sul tema degli animali e eh, dicevo che appunto questo Atteggiamento antropocentrico dell'uomo per cui si considera la specie eletta in realtà non sussiste ed è foriero di tutti i danni che ora oggi stiamo vedendo anche a livello ecologico. E, e quindi eh, per me la natura non è qualcosa che io guardo così col canocchiale al di fuori di me, ma è il riconoscimento di una casa. Nella quale siamo, no? E là, sì, il vero ma... significato oikos logos di ecologia, oikos è casa, sì, sì, quindi no, nel lei... senso certo, largo certo. di sentire ma la casa. Ecco, le cose che stiamo dicendo, che stai dicendo soprattutto lui mm. in questo momento, mi ricordano anche tanti temi che sono stati messi sul tavolo del dibattito culturale, devo dire non solo del nostro paese, ma mondiale, anche da quel. Mm dall'enciclica di Papa Francesco laudato sì eh, si parla di ecologia integrale forse è la prima volta perché invita a fare esattamente questo che stai dicendo cioè a non considerare l'uomo e poi tutto il resto ma in una condizione di, eh, no, di posizione subordinata se non addirittura soggettata completamente all'uomo quindi c'è questo concetto sì, che in effetti riprende mi ha ricordato molto quello che stavi dicendo ho avuto dicendo po adesso. poco tempo fa l'occasione di eh, di andare a un'udienza non mia, ma insomma corale con eh, l'organismo per cui lavoro, con eh, il, eh, il Pontefice, devo dire che io da laica, da comunque frequentatrice di altre prospettive spirituali, il buddismo, il taoismo, eccetera. In realtà eh, sono stata molto commossa, veramente ho toccato un'umanità e per cui ho capito che quello che lui dice, ad esempio, nell'enciclica nelle varie encicliche, ma in particolare questa qua che, che tu hai nominato prima, laudato è sì. proprio l'Audato mm. sì, proprio lui ci crede, cioè ho toccato un'umanità eh, molto molto forte in quest'uomo e che anche quella che... Sì, sì gli, tra l'altro, quella enciclica, quella enciclica eh. come anche altre di Papa Francesco, eh, quella enciclica in particolare non è rivolta soltanto ai credenti, soltanto ai sì. cattolici, quella è rivolta veramente all'intera umanità insomma con un invito ad avere atteggiamenti più responsabili nei confronti della natura del mondo intero. Assolutamente, oggi credo che la sua sia una delle poche voci eh, realmente forti e fededegne insomma sì, che sì. abbiamo nel mondo, quindi ecco, quest in questo sì. Oh, nel tuo libro sono presenti però oltre, mi ha detto, a... a questo tema della natura, eh, il rispetto per tutte le specie che sono presenti eh, nel, nel pianeta, quindi parliamo eh, sia di quelle del genere, della flora, della fauna, eh, ovviamente rispetto per tutti, ma ci sono anche altri temi, mi sembra, anche di carattere eh, sociale, eh, politico, eh, nel senso nobile della parola politica, nel senso di, di quello che interessa la comunità, la polis. Che poi è la vita che riguarda tutti noi, ciascuno di noi. Sono anche temi etici, direi più ancora che politici. Eh, ecco, se no, lo sono nel senso nobile, come dicevi tu, della polis. Ad esempio, in questo libro c'è un testo che io ho scritto dopo la visita alla Chiesa di Santa Sofia, la Chiesa Ucraina a Roma. Era scoppiata la guerra da poco, quindi ormai è, una, è un anno fa. Purtroppo, era, sì, no, purtroppo è e passato Il 24-25 sì, sì. è passato un anno e, e andrò alla fiaccolata. Ecco, mm. Dopo, eh, quando purtroppo, ahimè, era già iniziata la guerra, c'è stata questa visita alla chiesa sì, di Santa sì. Sofia, e da lì nasce. Nasce questo testo appunto questo testo. dedicato. Poi lo, casomai lo leggerò perché, eh, se vuoi leggercelo, magari questo, leggerlo. visto <ride> che siamo già. In tema, tema e che abbiamo ricordato che purtroppo è passato un anno e. Eh sì, era fine febbraio. Eh sì, sì, fine fi febbraio, no, fine febbraio. Però voglio dire, è legato a questa visita fatta alla chiesa di Santa Sofia. E quindi ti pregherei sì, di leggerci questa poesia. Sofia, quanta sapienza ci vorrebbe? E quanta preghiera come lievito sacro sulle ore aspre di troppe opinioni e assai scarse verità. Sul piazzale di fronte a Santa Sofia, Chini, lavorano in tanti, a pigiare nei camion pane, latte, coperte. Passando una carezza sui mosaici brillanti, comprendo che come noi i frammenti aguzzi risplendono soltanto se ricomposti in grandi creazioni di luce. Questo mi ha fatto pensare a questi bellissimi mosaici che non avevo mai avuto occasione di vedere prima, pensare che l'uomo, ecco come la singola tessera del mosaico in sé per sé non è niente, è, è soltanto quando i mosaici sono messi uno accanto all'altro e formano questa figura, quindi Ecco, mi ha dato un po' l'idea di riflettere, e bisognerebbe rifletterci tanto. No, è bella questa immagine del mosaico no? come, come, dire, come concetto di complementarità tra, eh, io direi, tra gli uomini e le donne del mondo, ma non solo, ma eh, direi tra tutti gli esseri viventi del, del mondo, per ricollegarci a quello che dicevamo anche, anche, anche poco fa. Assolutamente, ma anche quando parlo diciamo, del, della fauna, ecco tu prima dicevi, no? In realtà sono so, sempre eh, discorsi che rimandano altrove, si capisce molto bene, perché a, avevo scritto una piccola cosa durante il lockdown su queste erbe che crescevano spontaneamente i semi portati una avevo occasione di essere a casa e guardavo nei vasi queste erbe spontanee, no? E allora ho scritto questo testo che inizia con la parola migranti, è chiaro che migranti semi ci rimanda a tutta un'altra. a un tema un po' più largo, si Significanza. Certo, certo. Migranti semi di nessun lignaggio, infragili patrie interstiziali, paria delle fessure, delle crepe, nutriti di astinenze ai davanzari. Vi ascolto, creo spazio nel frastuono mi al vostro sole miniatura, tocco i vostri stami, sobrio linguaggio. Ecco, quindi è un omaggio a queste no, no, erbette no. In si, quasi in si, insomma, insulse, non sono le rose, non sono però che hanno un loro... No, perché? però è un concetto profondo, mi permetto di sottolinearlo, perché in effetti quando si leggono studi, approfondimenti anche scientifici non superficiali sul tema delle... Delle migrazioni dei popoli da un continente all'altro, si scopre che eh, le prime migrazioni non sono quelle degli uomini, ma quelle esattamente della flora e della fauna. Poi migra l'uomo perché nessuno vuole vivere nel deserto o nelle zone desertificate. questo quindi, la, questa poesia che ci hai letto è molto profonda, devo dire, ha un significato eh, intenso, un significato importante. Ecco lo voglio. Sottolineare per questo. C'è anche stato scritto un saggio, ora non mi ricordo l'autore, che la mia memoria è un po', però proprio sul tema della, della migrazione delle piante. È uno studioso, un botanico famoso che ha voluto studiare appunto il passaggio delle varie specie di, di piante da un continente all'altro per dimostrare esattamente a livello scientifico quello che dicevi tu. Sì, sì, no, è chiaro che poi quando non c'è più, più la natura, l'uomo nel deserto non, non, non vive, per cui è, o muore o migra, questo è, il, è un po' il succo di questo, di questo ragionamento. Tiziana, ci rimangono due minuti e, e poco più a disposizione di questo nostro interessante colloquio. Io volevo farti una domanda che è un po' diciamo trasversale rispetto ai discorsi che abbiamo fatto in questo colloquio. Ti volevo chiedere con la poesia come si pone come strumento eh, di comunicazione in un'epoca che è quella del, delle iperattività dei social, ehm, una comunicazione che a volte diventa anche invadente rispetto alla nostra vita privata, alla nostra sfera personale? Ecco, la poesia nell'era dei social. Ma guarda, io sono in realtà molto anfibia <ride> nella mia pratica quotidiana, nel senso che non sono su, nella torre burnea a scrivere poesia, ma eh, gestisco due siti: uno il mio sito personale di autrice e un altro che è il sito della rivista eh, FormaFluence Magazine, eh, la rivista stessa. E poi appunto scrivo poesia, prosa, fiabe, saggistica e quant'altro, quindi sono a volte eh, fin troppo dispersa, me ne rendo conto anch'io. E la poesia mi serve proprio per. Eh, infatti adesso erano parecchi anni che non pubblicavo un libro di poesia avevo pubblicato altre, altri tipi di scritture, mi serve esattamente per ritrovare il respiro. Eh, ma volevo... Volutamente ho dato questo titolo per... Quello che, che volevo chiederti è proprio eh. capire in questa epoca storica vengono ancora eh, lette, c'è bisogno, c'è ricerca di poesia in questo momento. Nel momento in cui c'è Twitter, sì. c'è no, sì, eh, Facebook, tutti questi so, e tanti altri social. c'è diciamo il gusto dell'epoca eh, gradisce la poesia letta, la poesia accompagnata dalla musica, la poesia. La video, per esempio, adesso c'è la videopoesia, ci sono le clip di audio poesia, perché naturalmente Beh, perché un po' tutto va nella, nella multimedialità, se Anche... vogliamo anche il poeta utilizza gli strumenti esatto. che, la, che la tecnologia gli mette a disposizione quindi ecco in questo senso voglio dire tu la leggi più in questo senso nel senso di una integrazione di una integrazione, sì 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 non, non ci sono più, sono pochi letterati puri esatto, però insomma anche la, lo stesso Benigni che porta Dante eh, sui palcoscenici è comunque un modo di avvicinare la poesia, a me piace come 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 esperimento? Sì, sì, no, no, assolutamente. Quindi ecco c'è un'integrazione. Sono in effetti due strumenti. No? La comunicazione social, eh, quella fatta attraverso la poesia, eh, quella, quella che stiamo facendo anche in questo momento, quella televisiva. Quindi c'è tutta una integrazione di questi sistemi, di questi strumenti di, di comunicazione. Bene, Tiziana, eh, grazie per questo colloquio. Interessante sul tuo libro che ricordiamo Ogni respiro un mondo. Ed ora. Passiamo, come di consueto, al nostro gioco di parole. Parole, 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 parole soltanto parole, parole tra Ed eccoci al nostro gioco di parole con Tiziana Colusso e può partire il countdown alle nostre spalle. Tiziana Tiziana Colusso. <ride> qual è la parola che utilizzi di più quando, quando scrivi le tue poesie? Metamorfosi. E la Trasformazione, parola... diciamo: sì, due <ride> parole eh, che si somigliano molto. Qual è invece la parola che utilizzi quando fai altri tipi di attività? Ad esempio, dirigi la tua eh, rivista, fai una riunione di redazione. Mm -hmm. multilinguismo nel caso della rivista che è un po' la sua il suo E perché è lo sì. ricordiamo, l'abbiamo detto prima, una rivista di letteratura internazionale, quindi ci sta assolutamente. Invece qual è la mh, parola che ti viene in mente se pensi al futuro? Evoluzione. Bene, qual è la parola che invece al contrario ti viene in mente se pensi al passato? Spreco, questa la dico subito. E se, <ride> Tanto. E se, e se ti chiedo invece qual è la parola che ti viene in mente se pensi ad un passato particolare, la pandemia che abbiamo alle spalle, direi occasione nel senso etimologico di crisi, come qualcosa che ci costringe a cambiare prospettiva e quindi a trasformarsi. È quindi, una visione anche ottimistica, comunque, un'opportunità evolutiva. Ultima cosa, con quale parola invece ti piace, ti piace essere definita dagli altri? Mm, varia. Bene. Grazie Tiziana per aver accettato il nostro gioco di valore ed anche il nostro invito alla presentazione del tuo libro. Che ricordiamo ogni respiro un mondo, e grazie anche a voi, ascoltatori, per averci seguito. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di terza pagina Libri e Storie.